cosa ci vuoi dentro? La tradina e il genere di bar, a me. Buonasera. Buonasera. Da dove? Camigliatello. Da Camigliatello a Catanzaro. Stasera il clima sembra simile. Eh sì, più o meno sì, però Camigliatello è molto più fresco. ma qui stasera il vento non manca. Vabbè, quello sì, c'è stato un po' di vento, ma adesso è calmato. Cosa sta preparando? Stiamo preparando i cuvurielli. Noi li chiamiamo cuvurielli, poi c'è chi li chiama Crespel, Fritz, roba varia. Dai, qualcuno, uno al volo lo possiamo fare, dai. Certo, uno lo tagliamo subito, in diretta, in questo modo. Questa è la fase propedeutica, la fase iniziale? Sì, sì, questa è la fase iniziale, poi lo mettiamo qua, 2 minuti ed è pronta la cottura. Ecco. C'è stato un buon pubblico questa sera? Sì, diciamo abbastanza. Questo noi facciamo, diciamo, va molto a Camigliatello, è un prodotto che va moltissimo, semplicissimo, acqua, sale e farina, lievito di birra. Però saporito. Saporitissimo, la gente che, la clientela che lo apprezza moltissimo. Ok, grazie. Nome, cognome? Eli Imbrogno. La crepe è anche street. O non è street la crepe? È street. È street. È street food anche la crepe. Anche la crepe, è dolce. Da dove? Camigliatello Silano. Albero bello, proprio il cuore della Puglia. E voi portate Puglia. Le birre quest'oggi? Assolutamente sì, 20 birre diverse una dall'altra, tutte artigianali, tutte prodotte nella zona di Tulli. Zona dei Trulli, ma direi un po' tutto il sud Italia, anche la Calabria è molto prolifica di birra. Assolutamente sì, anche se è un sud che si è risvegliato in questo ambito. Assolutamente sì, siamo diventati anche là i migliori, come sempre. C'è qualità? Assolutamente sì. Una birra da assaggiare inderogabilmente. La primate al cotto di figli. No. Addirittura. Assolutamente un prodotto tutto pugliese. Benissimo. Maurizio. Maurizio, da Martina Franca, ci presenta la bombetta martinese. La bombetta è un involtino fatto con il capocollo di maiale, con all'interno un formaggio canestrato, sale e pepe, un formaggio vaccino della tradizione pugliese. Racchiude in un voltino un'esplosione di sapori. E lo stanno già apprezzando, Maurizio? Sì, sì, stiamo avendo successo qui a Catanzaro. E in Puglia, insomma, lo porti un po' ovunque, ovunque Puglia questa bombetta. È un prodotto ormai inflazionato, noi lo esportiamo al nord Italia. Lo devi esportare. Noi giriamo per tutta l'Italia. Questa è la prima volta che veniamo qui giù a Catanzaro. Bene, bene, bene. E allora, insomma, questo è la specialità. La regina dello street food pugliese. Con cosa lo abbinate? Come lo consigliate? Lo consigliamo per chi non l'ha mai provato in purezza, accompagnato con del pane. Chi l'ha già mangiata la possiamo far assaggiare con la puccia, che è un pane tipico salentino, cacio cavallo fuso e melanzane sott'olio a fette della tradizione martinese. Saluto anche a... Ciao, Michele. Il Patador. Il creatore della Puglia. Perché questa è la bombetta vera di Martina Franca. Abbiamo avuto una bella risposta. Ottimo, la ottimo. Originale, non è l'imitazione. Allora, qui siamo sui dolci siciliani, abbiamo l'organizzatrice con noi, Pina Sabato, fermati 2 minuti con noi, Pina, hai un bel sorriso. Prima serata di Street Food Festival qui a Catanzaro nel Parco della Biodiversità, non manca il vento, questa no, non è una, non è una notizia, non è una novità. Ci siamo abituati. Però insomma siete andati un po' oltre qualunque ostacolo, sì. Oltre qualunque difficoltà, la gente ha risposto, è la prima serata. Chiaramente ci si aspetta ancora un flusso maggiore tra venerdì, sabato e domenica, ovvero proprio il weekend bello e buono, diciamo. Sì, sono soddisfatta di come è riuscita la serata e sicuramente gli altri giorni a venire saranno molto più proficui e molto più belli. C'è stata questa incognita del maltempo, sono 2 mattine consecutive che piovigina,
poi il vento che non manca, però come dicevamo siete riusciti ad allestire la macchina organizzativa che è partita con ottimi presupposti. E vorrei ricordare che ci sono produttori un po' da tutte le regioni del sud Italia, italiane, ma specie del sud Italia, la Calabria ovviamente, la Puglia, la Basilicata, la Sicilia, proprio ci troviamo qui davanti allo stand della Sicilia, ora conosceremo un po' di prodotti. Insomma, sei riuscita appena ad unire un po' tutte le regioni. Ebbè, io sono una sudista, comunque sono felice intanto che in Calabria, di solito è la Calabria che si muove verso gli altri, invece io ho fatto il contrario, sono riuscita a far portare le aziende siciliane, pugliesi, eccetera, a Catanzaro, quindi sono molto contenta. Andiamo da? Giuseppe, da dove? Palermo. Ah, siamo felici di avervi. Allora, anche noi, di essere... Giuseppe, cosa proponete? Allora, noi abbiamo, incominciamo dalla pasta di mandorla, che produciamo questa, loro, adesso, tutta produzione nostra, misto siciliano, le arancine, famose arancine, la quel pisello prosciutto cotto e mozzarella. A questo punto però, Giuseppe, assieme ai tuoi amici, sì? Vogliamo fare questa, vogliamo far capire queste sì. famosissime arancine, no? Arancini o arancine? Arancina. Dove dobbiamo fissare la differenza, insomma, dove nasce la differenza? Allora, l'arancina nasce a Palermo. L'arancina? Sì, e l'arancina è femmina, perché deriva dall'arancia, e quindi è femmina. L'arancina. Quindi le arancine. Vedi, l'hai spiegato. Non è... In poche parole ma l'abbiamo spiegato. In poche parole ma l'abbiamo spiegato. Quindi l'arancina è femmina e dove nasce? A Palermo. A Palermo. Deriva dall'arancia. Ricordiamola bene questa cosa, eh? Bene. Voi a Palermo siete maestri nello street food, possiamo dirlo, sì, nello street fish oltretutto, Pina, sai? Vento a Palermo. Sì, e poi lo street fish proprio a Palermo, nei vicoli. Quello che vedete nel nostro banco è di nostra produzione, perché noi abbiamo un laboratorio dal 77, nel centro storico di Palermo. Beh. Palermo si mangia anche in piedi, si riesce a mangiare un po'. In piedi, seduto, l'importante è che si mangi. Come vuoi puoi mangiare a Palermo. Senti, il piatto da non fallire a Palermo? Nel caffè, te lo fatti da mia nonna. Da dove? Da Valle Fiorita. Ah, da Valle Fiorita. Ti piace questo street food? Sì, è stato bello, dai, la verità. È una bella iniziativa. Cosa avete mangiato? Avete mangiato qualcosa di particolare? Tutto. Le crispelle, abbiamo mangiato il calzone, abbiamo mangiato il panino con la porchetta, le crispelle là. Abbiamo... Tutto stasera? Tutto stasera, sì. E in quattro, abbiamo diviso un po' ciascuno. Hai finito le fish, domani cosa mangi? No, abbiamo diviso un po' ciascuno. In gruppo? In gruppo, sì. Hai abbiamo parlato preso dei piatti di gruppo? Adesso aspettiamo il dolce. Ancora sono ottimi cannoli palermitani. Adesso facciamo un giro, ve li consigliamo, andiamo a controllare. Grazie mille. Buona ciao, serata. grazie a voi. Saluti a Valle Fiorita. Grazie, buona serata. Salentino da dove? Salentino di dove? Sì, di Lupugnano, regione di Tricase. Tricase. Cosa proponete? Il panzerotto? Io faccio il panzerotto, però declinato, facciamo 11 ripieni diversi. È una cosa un po' particolare, facciamo il culo e forte, facciamo lo stracotto di cavallo, qualcosa di tradizionale e qualcosa di innovativo. Senti, il panzerotto è tipicamente salentino o genericamente pugliese? Il panzerotto è genericamente pugliese, diciamo che genericamente del sud Italia intero alla fine. Poi ognuno lo chiama in modi diversi, per noi si chiama a volte calzone soprattutto. A Brindisi già è fritta e più su diventa panzerotto, però sempre in passo fritto. Cicerettria non l'avete portata? Cicerettria no, non abbiamo spazio per i fuochi, per metterci su inizio. Ok, ciao, grazie al Salento. Grazie a voi. Le zeppole di riso e le crispelle salate e dolci. Ma stanno apprezzando i presenti qui stasera? Sì, stanno apprezzando. Ti aspetti pure un venerdì o un sabato particolarmente intenso? Domani siete... Siamo qua fino a domenica. Si può già pranzare domani? Noi qua inizia tutto alle 11. Benissimo, una bella... No, 3 giorni, 4 giorni qui nel Parco della Biodiversità di Catanzaro. C'eri mai stato? No, questa è la mia prima volta che sono fuori dalla Sicilia. Addirittura? Io sono sempre stato in giro a Catania, sempre in Sicilia. Qua è la prima volta che esco. Hai esordito. E torna presto l'anno prossimo, dai. Va bene, Gioele? Ciao. Bene. Ciao, ciao. Dalla Puglia alla Sicilia, però ci fermiamo in Calabria. Con Salvatore ci fermiamo a Crotone. Crotone. Con brioche gelati calabresi. I gusti
più buoni, quelli infallibili, quelli che almeno una volta dobbiamo prendere. Pistacchio salato. Pistacchio? Salato. Fatto con i pistacchi siciliani. Tutto fatto con una ricetta tutta naturale, come tutti i gelati che voglio. Solo prodotti naturali, senza lavorati, senza coloranti, senza cose brutte. Con gli zuccheri giusti, diciamo. Zuccheri di canna. Perfetto. Quando ti trova, usiamo il zucchero di canna. Senti, c'è un gusto prettamente crotonese, Salvatore? Ma crotonese, c'è il fico. Fatto senza latte e a base d'acqua. Grazie, Salvatore. Una buona 4 giorni qui nel Parco della Biodiversità. Rimarrai fino a domenica? Sicuramente. Allora, qualcuno ci diceva ci sono tanti pugliesi, ci sono tanti siciliani, ci sono pochi calabresi. Non è così, perché no, c'è Mimmo siciliano, ma è calabrese, di Cimina, provincia di Reggio Calabria. Ben trovato Mimmo, ben arrivato. E tu proponi l'ottimo cacio cavallo, tua produzione? Sì, noi siamo un produttore di cacio cavallo, abbiamo proprio dagli animali al prodotto finale. Oltre che al cacio cavallo ci sono altri prodotti proprio che facciamo io e la mia famiglia. Diciamo. Questa è un'azienda a titolo familiare e produciamo queste piccole squisitezze. Senti Mimmo, sono apprezzate da noi calabresi, ma non solo, qui c'è un pubblico più vario, più vasto, provenendo un po' da tutte le regioni. Sì, diciamo, sono apprezzati in diversi posti, dal nord al sud e pure fuori d'Italia, dai, abbiamo fatto parecchie manifestazioni in giro per l'Italia e fuori. Sei, diciamo, navigato, no? Nel settore. Sì. Ma non vediamo solo caciocavallo, ci sono anche salumi, no? Sì, c'è pure qualche pezzo di salumi, sempre fatto da noi, degli animali, dei maiali che sono liberi sotto le querce. Facciamo anche questi salumi, che sono maiali liberi. Bisogna mantenere alti i livelli di qualità, gli standard di qualità e anche evitare di farsi inquinare da determinati fattori attualmente presenti sul mercato. Bravo, come hai detto tu, inquinare dal fattore che sono presenti sul mercato, anche se non è facile perché devi rimanere a galla. Devi rimanere a galla e bisogna vedere davanti che pubblico che guardano le cose da un certo livello e delle persone che guardano le cose commerciali. Questo purtroppo non è un prodotto commerciale. Dici, la qualità la inseguono pochi. La qualità la inseguono, cerchiamo di seguire pure quelle persone che seguono la qualità. Ci inseguiamo a vicenda. Bene, grazie a Mimmo Siciliano da Cimina e a presto su RTC. Ciao. Ciao, grazie a voi per l'intervista.